nel ricordare GB hai detto probabilmente se non ci fosse stato lui non sarei arrivato qui. Forse senza probabilmente, perché io credo davvero che gli incontri nella vita sono importanti talvolta. Per me lui è stata una persona fondamentale, è colui che mi ha davvero creato, colui che mi ha inventato centravanti. Io fino a 20 anni giocavo alla destra. Lui evidentemente aveva l'occhio lungo, capiva molto di calcio, capiva i calciatori, le qualità dei calciatori, e in me lui intravide qualcosa di diverso e mi cambiò ruolo. E cambiandomi ruolo devo dire che abbiamo fatto la fortuna l'uno dell'altro. Io sicuramente molta di più, nel senso che poi ho avuto la fortuna di giocare anche altrove. Noi siamo stati insieme 3 anni a Vicenza, dal 76 al 79. Siamo arrivati in un campionato addirittura secondi dietro la Juventus in Serie A con il Vicenza, quindi una cosa straordinaria, incredibile. Per me Giovan Battista Frabbi è veramente una persona che porto nel cuore, al quale debbo davvero eterna riconoscenza. Ma quando quel giorno GB entrò nello spogliatoio e disse: Paolo, metti la maglia numero 9 e gioca a centravanti. No, lui mi aveva detto prima, insomma qualche giorno prima, mi ha detto: io ti faccio giocare centravanti, tu ti faccio giocare anche da solo davanti, poi fra l'altro, perché lui non vedeva nessuno insieme a me in attacco, perché io ero uno che svariavo molto, destra, sinistra, insomma lui pensava che qualcuno lì davanti potesse togliermi un po' di spazio, e così lo fu per 3 anni sostanzialmente. Nei 3 anni di Vicenza ho sempre giocato attaccante unico, ed è quello che spesso oggi fanno molte altre squadre, quindi anche in quel senso lui è stato anticipatario nel leggere il calcio in un certo modo. Poi lui era un appassionato, un amante del bel calcio, gli piaceva che tutti partecipassero al gioco, è stato uno dei primi in sostanza. Poi si è parlato di gioco, coralità di gioco, che ne so, nel 74 si parlava dell'Olanda col gioco globale, ma lui era in quegli anni lì che giocava così, faceva giocare così le sue squadre, è stato davvero straordinario. Qui si respira aria di alta classifica, si sogna. Ed è giusto, i sogni vanno sempre, guai a smettere di sognare. Beh, poi insomma è un sogno, per modo di dire, in realtà, perché la spalla adesso è lì davanti. E, insomma è una società gloriosa che ha un passato straordinario, ed è bello rivedere le società, le città che riescono a riemergere dopo tanti anni di purgatorio. Insomma sono quelle cose che fanno bene al calcio, secondo me, e ridanno un sacco di entusiasmo a tutti, perché il calcio è un fattore sociale importante, e quindi se la squadra di calcio va bene ne beneficia e ne gode una città intera. Secondo Paolo Rossi, dove potrà invece arrivare l'Italia di Ventura con questo gruppo di giovani che insomma sta esplodendo? Guarda, io penso che sia un periodo ottimo per la nazionale italiana, nel senso che stiamo trovando davvero tantissimi ragazzi con grandi qualità. Io credo che abbiamo necessità di fare ancora 1 o 2 anni di rodaggio, di inserirli e di fare un po' di esperienza, ma sono tantissimi, abbiamo veramente tanti ragazzi molto molto bravi. Io credo che possiamo andare lontano se troviamo la coesione giusta e riescano ad esplodere tutti insieme, davvero possiamo ottenere dei grandi risultati. Juve Barcellona. Juve Barcellona è un bel rebus. Io credo che la Juventus abbia più possibilità di 2 anni fa, quando è arrivata in finale col Barcellona. 2 anni fa sembrava una squadra inarrivabile, Barcellona, adesso no, adesso è una squadra battibile, sempre che insomma ha grandi campioni, questo non occorre che lo sottolineiamo, però la Juve è cresciuta a livello di, si è fatta la propria esperienza negli ultimi 2 o 3 anni, è cresciuta anche a livello diciamo qualitativo di calciatori. Io credo che sia un incontro dove ci può stare 50 e 50, direi, di probabilità.